Lo scrittore ambulante oggi è con chi è oggi lo scrittore ambulante? Ripley Free. Ah, Ripley in Free. Arte, in arte? Anna Di Vito. Ah, quindi è il nome d'arte Anna Di Vito, giusto? Yes. Ok. How are you? Fine, thank you. And you? Non c'è male, grazie. I'm fine. Cronache psichedeliche. Mm-hmm. Un libro d'esordio. Sì. Un ottimo esordio da quello che dicono un po' tutti. Pare. E con tre racconti che indagano nel male oscuro. Sì, non solo il male oscuro, Roberto, è un viaggio dentro di noi, un viaggio dentro delle realtà che non vogliono essere messe a nudo. Sono tre racconti lunghi, I Narcisi, Una lucida dimenticanza e L'adattato. I Narcisi narra la storia di tre ragazzi bulli, è ambientato in Puglia, e c'è tutto un humus culturale, educativo, che ruota intorno a questa cattiveria raccontata senza sconti, senza ipocrisie, mi hanno detto. Ed è anche una caratteristica, una mia caratteristica, anche perché tu mi conosci, no? Abbiamo litigato spesso. Spesso no, spero abbiamo litigato. Diciamo che la maggior parte delle volte non diciamo ci troviamo con le stesse idee, però il mio stile è un po' più ruvido. No, ma è una cosa che tu sei dolce. Sì, è una cosa che mi ha colpito molto, mm-hmm. quando hai detto che i giornalisti prima o poi diventano scrittori. Sì. Perché devono uscire fuori dalla comfort zone. Bravo. Del politicamente corretto. Ce la spieghi meglio, perché è veramente interessante questa cosa. Allora, più che altro ho detto che al giornalista, quello che veramente ha la passione del proprio lavoro e quindi fa questo lavoro non per soldi, che tanto per soldi comunque ce ne sono pochi in ogni caso, ma per la passione di raccontare la realtà. A un certo punto, dopo un po' di tempo, quando mal subisce la forza, la pressione dell'imposizione del politicamente corretto, del non dover dire qualcosa oppure di dover dire qualcosa come si vuole che venga detto, gli scappa di diventare scrittore, gli scappa, ma magari in realtà eravamo già artisti. Nell'adattato c'è un personaggio di una donna anziana che è imparentata con il protagonista, questo famoso Eugenio Leon di cui hai sentito raccontare, citare durante la presentazione. Ed è proprio questo spaccato, è una donna anziana, non è una donna di questi tempi, che trasforma la sua vita, a un certo punto ha la forza di dire basta a un uomo che non ama più. Basta a delle regole che non si vuole sentire imposte. Ti vedo proprio convinta di questo percorso che hai intrapreso, cioè proprio nel tuo sguardo la convinzione che questa è una strada giusta per te. I poeti, i musicisti, è una missione, ce lo chiedono. Perché quello che non racconta la società, che non racconta la politica, che non vuole che venga raccontata, che forse raccontano ma in maniera asettica, i colleghi giornalisti,
che forse racconta la storia, ma dopo che i fatti sono avvenuti. Lo facciamo noi artisti, l'arte racconta la realtà, l'arte aiuta prima noi artisti a curare magari le nostre ferite o a curare i nostri dubbi, e poi aiuta, credo, chi ci legge, chi ci ascolta. È una missione, io l'ho chiamata mission, una mission, ma non impossible. Bene, allora tu ti chiami Ripley? Ripreso da Ellen Ripley, sì. La tenente della nave nostra. Che vuol dire anche replica, no? Anche. Quindi l'intervista dobbiamo farla due volte? Se vuoi.